Il territorio del Monte Feltro si estende tra Marche e Romagna fino al confine con la Toscana. Il suo paesaggio è dominato da fitte boscaglie, dolci colline e creste rocciose di colore rossiccio. Una terra ricca di storia, toccata dalla luce e dalla grazia dell'arte. Numerose sono le tracce degli antichi popoli italici e ancora più numerose e celebri sono le testimonianze delle civiltà medievale e rinascimentale. Su queste terre, i Montefeltro, un ramo dei conti di Carpegna, imposero uno stabile potere signorile tra il XIV e il XV secolo. Il più celebre esponente della dinastia è Federico da Montefeltro. Grande mecenate e umanista, Federico era spesso ritratto nel suo ruolo di sovrano potente, colto e lungimirante. Egli fece di Urbino un polo culturale di primaria grandezza, un centro a livello europeo di elevata civiltà. Federico nacque il 7 giugno 1422 nel castello di Petroia, nei pressi di Gubbio, ai confini meridionali dei domini di Urbino. Il maniero si trovava sulla strada che conduceva a Perugia, in posizione dominante la valle del Chiascio. Agli inizi del XV secolo divenne proprietà di Andrea Accomanducci, nonno di Elisabetta, la madre di Federico. La donna aveva avuto una relazione amorosa con il conte Guidantonio da Montefeltro ed era quindi stata costretta a lasciare Urbino e a tornare a Gubbio per nascondere la gravidanza. Dopo essere stato battezzato, il bambino fu affidato alla sorella Aura, figlia legittima di Guidantonio e sposa di Bernardino della Carda, valoroso condottiero delle milizie del conte. La stessa Aura, un anno dopo, diede alla luce Ottaviano Ubaldini della Carda, che sarà per tutta la vita un prezioso collaboratore di Federico. Ottaviano e Federico vennero poi chiamati dal cardinale Bessarione e da Leon Battista Alberti i due principi dell'Umbria, perché entrambi nati a Gubbio. La nascita di Federico, seppure figlio illegittimo, fu salutata con gioia dal conte Guidantonio, felice di avere un erede, un possibile candidato alla successione nella signoria di Urbino. Federico non si lasciò mai turbare dalle maldicenze dei suoi acerrimi nemici, i Malatesta, che tentarono di screditarlo, diffondendo la voce che non fosse figlio del conte Guidantonio. «Si vuol dire che io sia figliolo di Bernardino degli Ubaldini, et non di colui che, per non volere io essere un falso, tengo per fermo che mi generasse». Pur tra queste contorte vicende, Federico discendeva da un nobile casato. Ebbe un'infanzia molto tormentata. Fu dapprima accolto alla corte di Urbino, poi, in vista delle nozze del padre con Caterina Colonna, allontanato e nascosto per circa un anno. In seguito tornò nuovamente a Urbino, ma quando Caterina diede alla luce Oddantonio, Federico divenne improvvisamente uno scomodo concorrente nella successione alla signoria Urbinate. Così venne nuovamente allontanato e affidato questa volta alla vedova di Bartolomeo Brancaleoni, Giovanna Alidosi, signora di Sant'Angelo in Vado. Lì trascorse anni felici insieme a Gentile, figlia di Giovanna e Bartolomeo, e loro unica erede. Il padre Guidantonio la scelse per lui come promessa sposa. Ma una serie di circostanze portò Federico ad allontanarsi ancora. Nel 1433, appena undicenne, venne inviato a Venezia come ostaggio per garantire gli accordi tra Papa Eugenio IV e il duca Filippo Maria Visconti, accordi che aveva sottoscritto anche suo padre Guidantonio, alleato del duca. Venezia era una città cosmopolita. Federico vi rimase per un anno, frequentando i figli delle famiglie aristocratiche, tra cui quello del doge Francesco Foscari, il quale rimase talmente impressionato dalla magniloquenza di Federico e dall'attenzione e destrezza con cui trattava gli affari del padre, da profetizzare una sua rapida ascesa quale maggiore esponente della famiglia. Lasciata Venezia, trascorse un periodo di studi a Mantova. A 15 anni, nel 1437, tornò a Gubbio e sposò Gentile Brancaleoni.
Le nozze vennero celebrate con grande sfarzo. Il matrimonio durò 20 anni, ma fu un'unione infelice e senza figli. Le infedeltà di Federico contribuirono a rendere difficile il rapporto con Gentile, soprattutto perché il Montefeltro allevò pubblicamente i suoi figli nati al di fuori dell'unione coniugale. Il 23 luglio 1444 il fratellastro di Federico, Oddantonio, venne assassinato. Il suo eccessivo fiscalismo e la smodata lussuria gli avevano procurato molti nemici. Federico divenne così il nuovo signore di Urbino. In 20 anni di regno accrebbe il territorio del suo stato di circa 50 città e villaggi, 40 dei quali nel Montefeltro e 10 nel vicariato di Mondavio. Con la vittoria definitiva su Sigismondo Malatesta, unificò attorno alla corte feltresca città e contadi, gettando le basi di una nuova entità politica. Il suo stato si assestò entro confini che sarebbero rimasti stabili, dal Marecchia al Cesano, dalla Massa Trabaria fino a Gubbio, su un territorio di 2.800 km quadrati. Articolato in varie comunità, comprendeva le civitates di Urbino, San Leo, Fossombrone, Cagli e Gubbio. Federico, finalmente capo di Stato, dimostrò non solo capacità militari come condottiero, ma anche una personalità da leader, rivelandosi un politico attento sia alle strategie internazionali sia a quelle interne. Queste doti segnarono la grandezza del Montefeltro presso la sua stessa gente, oltre che presso i suoi alleati e i suoi nemici. La magnificenza di Federico si rivelò anche nell'attività di mecenate. Egli creò una corte sontuosa dove gli artisti diventarono uno strumento per celebrare la sua grandezza. Impiegò i consistenti introiti derivanti dalle campagne militari in numerose opere di pregio. Urbino divenne così una delle capitali del Rinascimento italiano ed europeo. Il duca aveva un fiuto formidabile nella scelta dei suoi collaboratori, che individuò fra le menti dei più geniali dell'umanesimo: Piero della Francesca, eccelso nella pittura. Lorenzo Laurana, la cui formazione umanistica era permeata dalla lezione di Leon Battista Alberti. Francesco Di Giorgio Martini, mirabile architetto, soprattutto militare. Giusto Di Gand, il maestro solenne chiamato dalle Fiandre. Egli unì la monumentalità e l'armonia spaziale alla meticolosità e alla chiarezza fiamminga, contribuendo a fare di Urbino un punto di diffusione del gusto nordico. E ancora Pedro Berrughete, detto Pedro Spagnuolo, che subì l'influenza di Melozzo e Piero della Francesca e portò in Spagna alcuni elementi della cultura pittorica italiana. Passarono a Urbino anche Paolo Uccello, Melozzo da Forlì, Paolo di Middelburg, grandissimo filosofo e astrologo, e Pagolo, formidabile esperto di geometria e astrologo di nazionalità tedesca. Alla corte di Federico furono chiamati molti altri maestri. Dalle Fiandre giunsero tessitori di gran valore che realizzarono magnifici arazzi con personaggi e storie che non avevano nulla da invidiare alle opere dipinte. Un'impressionante concentrazione di intellettuali e artisti, un eccezionale convergere di ingegni e competenze in uno spazio circoscritto, come era allora Urbino, che contava appena 15.000 abitanti. Quel piccolo centro fuorimano si trasformò, grazie a Federico, in capitale della cultura e dell'arte in ogni sua forma espressiva. Uno dei progetti che più stava a cuore a Federico era l'edificazione del Palazzo Ducale. Egli era intenzionato a realizzare un edificio imponente, a simbolo perenne del suo potere e del suo valore. Nel 1465 chiamò a corte l'architetto Luciano Laurana perché si occupasse del progetto. Egli si dedicò all'ingrandimento e alla trasformazione del palazzo verso valle e in direzione del Castellare, sviluppandone i volumi attorno al cortile e dandogli una facciata chiusa tra due slanciati torricini.
Il Laurana raggiunse una perfetta unità stilistica, sobria e luminosa, rivolta alla ricerca di forme geometriche e squadrate, con un chiaro riferimento al cromatismo di origine veneta. Il Palazzo Ducale è un monumento imperituro della fama del Montefeltro e si inserisce perfettamente nel tessuto della città di Urbino, posta a sella tra due colli diseguali. Venne costruito sul colle meridionale più basso e stretto, ricreando così un equilibrio tra le due alture. Il palazzo presenta un duplice aspetto. Da un lato, verso la piazza e la chiesa di San Domenico, si mostra come un'elegante residenza aristocratica. Dal lato opposto, come una costruzione a strapiombo verso il mercatale e la campagna. Federico, tra l'altre cose sue lodevoli, nell'aspero sito d'Urbino edificò un palazzo, secondo la opinione di molti, il più bello che in tutta Italia si ritrovi. Ed ogni opportuna cosa si ben lo fornì che non un palazzo, ma una città in forma di palazzo, esser pareva. Non era solo dimora della sua famiglia, ma anche sede delle attività di governo e grande casa aperta agli ospiti. Il Palazzo Ducale racchiude valori e ideali di Federico, pieno com'è di segni allegorici e simboli impressi ovunque. Dopo l'ingresso si apre il cortile d'onore, intorno al quale si distribuiscono le sale principali. Dominato da uno slanciato portico ad arcate a tutto sesto, il cortile è un luogo per passeggiare e discutere, uno spazio per accogliere gli ospiti illustri del duca. Vi troneggia un'iscrizione che voleva sottolineare la natura di Federico non solo come condottiero, ma anche come uomo di pace e di fede. A pian terreno erano ubicati appartamenti e uffici. A destra la cancelleria, la tesoreria, le sale delle udienze e altri locali. A sinistra, gli alloggi dei gentiluomini di corte e la biblioteca. Si giunge al primo piano attraverso lo scalone monumentale, che il Vasari definì il più bello dei suoi tempi. Lo stemma del duca con la tiara pontificia, le chiavi di gonfaloniere della chiesa e le aquile feltresche, segni della forza e della fedeltà di Federico alla chiesa, sono a ricordare che tutte quelle cose magnifiche del palazzo non esisterebbero se non protette dall'esercito. Le logge al piano superiore potevano essere percorse da chiunque, ma normalmente non era concesso accedere agli ambienti che si aprivano lungo il loro perimetro, riservati agli ospiti illustri, ai personaggi di maggior prestigio, al duca e alla sua famiglia. Unica eccezione, la grande sala, più tardi chiamata del trono, adorna di camini con le insegne dell'ermellino e della giarrettiera, dove si svolgevano ricevimenti per gli ospiti di riguardo, banchetti, balli, concerti e spettacoli. L'appartamento detto della Iole, situato nell'ala più antica del palazzo, era l'abitazione privata di Federico e di Battista Sforza, sua nuova consorte dopo la morte della prima moglie. Nel febbraio del 1460, infatti, il conte si unì in seconde nozze a Pesaro con grandi celebrazioni. Fu un matrimonio politico per saldare l'alleanza con Francesco Sforza, signore di Milano e padre di Battista, allora appena tredicenne. L'unione si rivelò poi molto felice. Finalmente il duca, ormai maturo, poté godere delle gioie matrimoniali. Egli trovò in Battista una buona consorte. Era diligente nella cura delle cose domestiche e nell'educazione dei figli e molto esperta in ogni attività femminile. Possedeva inoltre molte virtù: casta e pudica, molto religiosa, clemente verso i sudditi e caritatevole con i bisognosi. Federico riponeva piena fiducia nella moglie, tanto da affidarle l'amministrazione del ducato quando lui era assente. Di Battista si diceva: fu tale il suo governo e la sua amministrazione che i sudditi non sentivano che Federico fosse lontano. In questo compito di supplenza, Battista aveva un prezioso collaboratore in Ottaviano Ubaldini della Carda, mecenate di buon gusto e di vasta cultura, un vero e proprio alter ego di Federico. Ottaviano si occupò di tessere i contatti tra il duca e i dotti più famosi del tempo che venivano accolti alla corte di Urbino. Le pareti dell'appartamento della Iole dovevano essere rivestite di arazzi e di affreschi, come testimonia la sala dedicata agli uomini d'arme ed eroi, di cui restano tracce con uomini, puttini e vasi nelle lunette.
Tra i condottieri spicca Muzio Scevola, un esempio eroico senz'altro da seguire. Nella stanza da letto di Federico, l'alcova è decorata da vivaci pannelli a finto marmo. Sui fianchi, gli alberi, simbolo delle stagioni, e sulle pareti, l'aquila araldica dello stemma dei Montefeltro. La granata era il simbolo di una politica militare difensiva piuttosto che aggressiva, la bomba che non esplode se non è provocata. Il piumino, invece, era espressione della volontà di ripulire l'Italia dai suoi mali. Un potente uomo di Stato come Federico aveva bisogno di un erede. Il 24 gennaio 1471, a Gubbio, Battista diede alla luce un bambino. Era il maschio per il quale avevano a lungo pregato. Federico era al settimo cielo e Battista fuori di sé dalla gioia per aver dato al coniuge l'erede legittimo. Il bambino venne battezzato qualche giorno dopo nella cattedrale dal vescovo di Gubbio. Gli venne dato il nome di Guidubaldo, Guido in onore degli antenati e Ubaldo in onore del santo patrono di Gubbio. Nella chiesa di San Bernardino di Urbino è conservato il dipinto che Federico commissionò per la nascita del figlio. Vi era ritratto lui in ginocchio in una scintillante armatura nell'atto di invocare la protezione della Vergine. Nel volto della Madonna qualcuno vuol vedere Battista Sforza, con in grembo il bambino che è il ritratto del piccolo Guidubaldo. Dall'alto pende un uovo, il simbolo della creazione. Nel palazzo di Urbino, Federico e Battista vivevano in appartamenti separati, come era costume del tempo presso la nobiltà. L'appartamento di Federico venne realizzato da Luciano Laurana, modificando i decori di porte e camini e introducendo splendide policromie in oro e azzurro. La Sala degli Angeli, così chiamata per il fregio che corre sull'architrave del camino, è un luogo che celebra non solo Federico, ma anche il figlio Guidubaldo. I loro volti sono scolpiti nel fregio della porta che conduce alla Sala del Trono. Assicurata la discendenza, il nome di Federico poteva attendere all'immortalità cui alludono i due elefanti posti davanti al carro con il trionfo della fama. Sono poi rappresentati Minerva, la sapienza, che sa anche armarsi per il raggiungimento del buon governo, e Apollo con la sua lira, a rappresentare la cultura e in particolare la poesia. Nella sala delle udienze, i gentiluomini facevano anticamera e dalla stanza da letto si accedeva allo studiolo, un ambiente appartato che serviva a Federico per dedicarsi con tranquillità ad attività contemplative, lontano dalla politica. Secondo il gusto e le idee del Rinascimento, lo studiolo era un ambiente lussuoso da mostrare agli ospiti, rivestito in legno assai tiepido d'inverno e non troppo caldo d'estate. Federico, molto attento alla costruzione della propria immagine, con l'esibizione dello studiolo tendeva a proporsi come principe filosofo. È il luogo che meglio riflette la sua cultura umanistica. Giusto di Gand vi ritrasse 28 uomini illustri, nella fascia superiore personalità laiche, in quella inferiore ecclesiastiche. Insieme costituiscono la summa simbolica degli ideali del duca. I personaggi sono abbinati in base a delle affinità: Platone e Aristotele, filosofi; Tolomeo e Boezio, autorità del quadrivium; Cicerone e Seneca, filosofi morali; Omero e Virgilio, poeti epici; e molte altre personalità, tra cui legislatori, medici, dottori della Chiesa, umanisti, teologi e matematici. L'accostamento tra le due fasce di personaggi testimonia la fede di Federico nella complementarietà tra valori antichi e moderni, nella coesistenza tra sacro e profano, tra cristiano e pagano. Dimostra inoltre il suo desiderio di imitare i grandi del passato ed esaltare quelli del presente.
Le pareti dello studiolo sono decorate da raffinati intarsi ricchi di motivi e immagini emblematiche. Hanno lo scopo di glorificare la poliedrica personalità di Federico, le sue preoccupazioni religiose, le virtù, i suoi interessi intellettuali, il mecenatismo, la sua carriera politica e militare. Ad esempio, il pannello con il paesaggio dove compaiono le dolci colline marchigiane e il fiume rappresenta lo stato di Federico, che grazie alla sua guida illuminata è una terra felice in cui regnano la pace, la concordia, l'abbondanza e la liberalità. Un'altra immagine significativa è quella delle virtù teologali, fede, speranza e carità, che conducono ai cieli, quasi a temperare l'inclinazione mondana del duca tra passione umanistica e desiderio di Dio. La virtù era un valore tipicamente umanistico, cui Federico ispirò tutta la propria vita. Egli era convinto che successo, gloria e immortalità fossero la ricompensa dell'uomo virtuoso, che si trattasse di un artista, di un condottiero o di un principe. Sul soffitto a motivi ottagonali campeggiano con valore simbolico molti elementi: la gru, lo struzzo, la granata esplodente, l'ordine della giarrettiera, fiammelle ascendenti e alloro. Un'inserzione recita: Federico da Montefeltro, duca di Urbino, conte di San Leo e Durante, generale del Serenissimo Re di Sicilia e gonfaloniere di Santa Romana Chiesa. 1476. Attraverso una scala a chiocciola si giunge alla Cappella del Perdono. La cappella presenta una volta a botte arricchita da putti alati e pareti rivestite di marmo. Vi erano custodite le reliquie in possesso dei duchi. Separato da un sottile divisorio, il tempietto delle Muse era ornato da 8 tavole raffiguranti Apollo e le Muse, eseguite da Giovanni Santi e Timoteo Viti. I due luoghi sacri dedicati uno a Dio e l'altro alle Muse rappresentano la fusione tra classicismo umanistico e cristianesimo, un'ambivalenza caratteristica del primo Rinascimento. A pian terreno, un grande ambiente voltato a botte era sede della biblioteca di Federico, testimonianza del suo amore per la cultura. In ogni corte del 400 c'era una biblioteca. Più era grande e fornita, maggior lustro ne ricevevano la reggia e il suo signore. Il duca cominciò a curare la biblioteca dopo il 1460, aiutato da Vespasiano da Bisticci, re degli librari del mondo. Egli provvedeva ad acquistare i volumi e a raccogliere quelli che venivano donati o sottratti come bottino di guerra. Ad esempio, la Bibbia ebraica di Volterra, un manoscritto del secolo XIII unico per dimensioni e bellezza, che poggiava sopra un grande leggio di bronzo a forma di aquila con le ali spiegate. Era stato sottratto da Federico nel 1472. I libri erano contenuti in armadi accostati ai muri ed erano divisi per lingue, materie, generi letterari e autore. Per ricchezza di testi, la biblioteca di Urbino era una delle più importanti d'Europa. C'erano opere complete di San Tommaso, di Alberto Magno, di San Bonaventura, Dante e Boccaccio. Al tempo, grandi autori contemporanei molto letti ed apprezzati dalle corti. La raccolta era estremamente aggiornata sugli studi in ogni campo del sapere, in particolare in quello della cultura umanistica. Tra i codici greci c'erano quelli dei padri della Chiesa e le opere di Sofocle, Pindaro e Menandro. Federico non aveva però molto tempo per leggere. Questo compito era assegnato ai cortigiani, che assolvevano questa funzione durante i pasti. Il duca considerava il libro un oggetto bello, raro e sublime come un gioiello. Amava la lettura perché gli permetteva di arricchire le sue conoscenze. Di Federico si diceva: «L'antichità non fu che una parte della sua cultura.
Perfetto come uomo, come capitano e come principe, egli possedette inoltre parte del sapere di allora in generale, mirando alla sostanza più che alla forma. Erano almeno 500 le persone che vivevano a corte, ma se ne possono ipotizzare fino a 800, con una completezza di cariche rara anche nelle corti dei più importanti principi. La vita si svolgeva secondo un ordine preciso e rigoroso. Non pareva casa di soldati, ma una casa di religione. Molti giovani delle più illustri famiglie italiane vivevano alla corte del Montefeltro per ricevere una buona educazione militare. Ranuccio e Angelo Farnese, Andrea Doria, che divenne l'ammiraglio più famoso del suo tempo e restauratore della grandezza di Genova, e Gian Giacomo Trivulzio, futuro maresciallo di Francia. Nei sotterranei del palazzo ducale c'erano molti impianti di tipo tecnico per quel tempo all'avanguardia, in particolare quello idrico e quello di smaltimento delle acque non potabili e dei rifiuti. L'acqua piovana, raccolta in tre grandi cisterne, veniva distribuita, filtrata con ghiaia e carbone e resa potabile per gli usi in cucina. Il pavimento, costituito da pietre forate, consentiva lo scarico diretto dei rifiuti organici. Le grandi vasche della lavanderia erano servite da un efficiente sistema idraulico. Una rampa a scivolo portava alla grande scuderia suddivisa in 25 stalle. Collegati ad essa vi erano il maneggio e la selleria, dove era raccolto il foraggio e venivano sellati e ferrati i cavalli. Vasta la cucina, le cantine, i magazzini e la dispensa. Infine, la neviera, il frigorifero del tempo, un pozzo conico dove veniva canalizzata e conservata la neve dal sovrastante giardino pensile per la conservazione dei cibi e delle bevande. Il duca accedeva al bagno direttamente dallo studiolo attraverso il torricino, una sorta di ascensore interno. Uno spazio era interamente occupato da una vasca a gradoni per il bagno caldo e per la sauna. Un altro ambiente veniva riscaldato sotto il pavimento e alle pareti attraverso un intercapedine in cui veniva fatta circolare aria calda. La corte di Federico offriva dunque tutte le comodità degne di un palazzo reale. Cultore del bello, dell'arte e delle scienze, il duca di Montefeltro si conquistò la fama di principe illuminato. Oltre a essere un grande umanista e mecenate, egli fu anche un uomo di profonda fede. Una volta a settimana si recava al convento di Sant'Agata a Urbino, dove da dietro una grata passava ore a conversare con la priora, Francesca di Ugolino da Castel Durante. Molti nobili e ricchi amavano parlare con lei. Si diceva che dalla sua bocca uscissero soltanto parole esemplari. Federico, attratto dal carisma della monaca, trascorreva con lei intensi momenti di spiritualità, si confidava e le chiedeva consiglio. Fondamentale per la sua formazione religiosa fu l'aver frequentato a Mantova la Cazzo Iosa di Vittorio da Feltre, famoso educatore e umanista. Federico, suo discepolo prediletto, lo chiamava Santissimo Umanista Buono ed Ottimo, formatore dei teneri animi dei giovanetti. Presso di lui, il giovane Federico era educato non solo all'amore del bello, ma anche ai valori della fede cristiana. Da Vittorino apprese che la fede non era soltanto rito e forma esteriore, ma anche amore per il prossimo, un amore che si concretizza in azioni. Federico tenne fede agli insegnamenti ricevuti, incarnando così l'ideale umanistico di uomo come sintesi di Nune. Durante il soggiorno alla Cazzo Iosa aveva sperimentato anche l'importanza dell'educazione fisica, ritenuta da Vittorino da Feltre, sull'esempio dei Romani e degli Spartani, parte integrante della formazione intellettuale. Così, divenuto duca, Federico si dilettava a presiedere ai giochi ginnici e ai tornei di corsa e di lotta che si svolgevano nel prato di fronte alla chiesa di San Francesco. Dopo le manifestazioni entrava nel convento dei francescani e si intratteneva con loro in lunghe discussioni teologiche. Era un cristiano praticante e devoto.
insieme a pochi intimi, ogni giorno ascoltava la messa in ginocchio nella Cappella del Perdono del Palazzo di Urbino. Nelle festività, Federico andava in processione con tutta la corte e con i notabili della città, facendo il giro di tutte le chiese. Era inflessibile con chi commetteva omicidio e con chi bestemmiava contro Dio, la Madonna e i santi. A loro non concedeva la grazia e non ne aveva misericordia. Federico commissionò numerose opere d'arte, in particolare per la città di Urbino, che avevano per soggetto il Salvatore, sintesi tra umano e divino. Tra le più famose, la Comunione degli Apostoli di Giusto di Gand e il Miracolo dell'Ostia di Paolo Uccello. Federico era anche molto devoto a San Francesco, a Sant'Ubaldo, per intercessione del quale aveva ricevuto la grazia dell'erede maschio, e a San Bernardino. Proprio i frati del convento di San Bernardino, distante circa 1,5 chilometri da Urbino, si giovarono dell'intraprendenza del duca di Montefeltro. Si racconta che un giorno d'inverno, durante un'abbondante nevicata, i frati, che vivevano di sola elemosina, si trovarono privi di cibo. Allora si misero a suonare le campane. Il suono insistente fece venire a qualcuno il sospetto che i frati avessero bisogno di aiuto. Federico, informato del fatto, uscì subito dal suo palazzo, radunò il popolo e si recò al convento alla guida di un corteo di persone che portavano provviste e viveri. Egli era molto attento alle esigenze della chiesa, intervenne anche per garantire una migliore ufficiatura nella cattedrale di Urbino. Per gestire in maniera equa le entrate ecclesiastiche, senza rischiare di fare torti, trasformò le prebende in un fondo dal quale i canonici potevano attingere soltanto se avevano partecipato ai servizi divini. Istituì una sorta di gettone di presenza, ottenendo rapidamente buoni risultati. C'è chi pensa che l'interesse di Federico per la religione non fosse reale, ma fosse un espediente per ottenere consensi tra il popolo, creandosi l'immagine del principe santo. Ci sono però molti fatti che dimostrano il suo sincero sentimento religioso. Della sua religiosità sono testimonianza le chiese e i monasteri che fece edificare, il convento di San Bernardino, iniziato nel 1474, opera dell'architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Il Duomo di Urbino, che fu distrutto da un terremoto 300 anni dopo. Il convento di Santa Chiara, voluto dalla figlia Elisabetta, per la cui costruzione profuse molto denaro. Il monastero era situato sul versante meridionale della città. Anche Battista era animata da grande religiosità. La sua fama di donna pia e virtuosa è ben rappresentata nei suoi ritratti. Il trionfo di Battista Sforza nel dipinto di Piero della Francesca è il trionfo della pudicizia. I due liocorni che alludono alla castità, la fede con il calice, l'ostia e la croce, la carità con la mano nel petto, il pellicano, simbolo dell'amore materno. Battista ottenne da Papa Pio II di essere ospitata durante la Settimana Santa in tutti i monasteri. Collaborò attivamente alle opere di carità del marito. Per combattere l'usura, molto diffusa a quei tempi, fondò monti di pietà ad Urbino, Castel Durante, Fossombrone e Gubbio. Come Battista, anche Federico dimostrò di possedere grande umanità. Vespasiano da Bisticci, biografo di Federico e suo libraio di fiducia, scrisse: «Dissemi un dì Federico, l'umanità è la principale cosa che si richiede a uno signore. Niuna cosa deve essere più comune agli uomini grandi che l'umanità, la quale ha tanta forza che di nemici li fa amici». Questa dote certamente non mancava al duca. Il palazzo di Urbino, infatti, era aperto a tutti. Federico non si isolava in una torre d'avorio come facevano molti signori. Viveva in mezzo alla gente per conoscerne da vicino i bisogni e per stringere un legame con i sudditi. Cercava di non opprimerli con tasse eccessive, come accadeva invece in altre parti della penisola italiana, dove le spese per gli armamenti, le fortificazioni, il mantenimento dell'esercito e del lusso delle corti erano molto ingenti. Di lui si diceva:
Non sulle spie, sugli sgherri e sui cannoni fondava l'impero suo, ma sull'amore dei suoi popoli. Federico non voleva che gli si parlasse attraverso i suoi funzionari. Ogni suddito poteva rivolgersi direttamente a lui, era sempre disposto ad ascoltare tutti. Andava spesso a piedi per la città e visitava ora una bottega, ora un'altra, domandando cosa stessero facendo e se mancava loro nulla con tanta benignità che tutti l'amavano. Federico amava anche scherzare con i suoi sudditi. Spesso si mescolava con il popolo e trattava tutti amichevolmente. Più volte fu visto andare nelle case per comprendere ancor meglio i bisogni della gente. Quando andava a cavallo, si fermava a salutare chiunque incontrasse lungo il tragitto. Gli domandava come stava e come andavano gli affari. A tutti rispondeva con il cappello in mano, cosicché l'amico Ottaviano Ubaldini della Carda soleva dire a chi aveva molte faccende: «Tu hai a che fare più che la berretta di Federico». Per garantire il benessere dei sudditi e delle sue terre, il duca si preoccupava dell'andamento dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, le attività economiche prevalenti nei suoi domini. Era attento anche al settore artigianale. Molti lanaioli operavano a Urbino, Cagli, Gubbio e Castel Durante. Egli cercò di favorirli attraverso decreti che, sotto gravi pene pecuniarie, proibivano l'introduzione nello Stato di panni e manifatture di lana lavorate all'esterno. Di rilievo era anche la cartiera ducale a Fermignano e le botteghe di maiolica. Su influenza di Federico si sviluppò il gusto raffinato delle maioliche a Urbino, Castel Durante e Gubbio, dove ne vennero prodotte di altissima qualità. Questo gusto si diffuse in varie parti d'Europa. Tra i vari sovrani divenne una moda possedere e scambiarsi oggetti in maiolica. Federico stesso intratteneva rapporti con diversi capi di Stato. Teneva un carteggio con Luigi XI, re di Francia, e con Mattia Corvino, re d'Ungheria. Tra gli argomenti trattati col sovrano ungherese c'era la lotta contro i turchi per la salvezza dell'Occidente cristiano. In una lettera Federico riassumeva senza millanterie la sua impresa contro Firenze e prometteva anche di impiegare tutte le sue forze per concludere una universale alleanza europea per la conservazione della pace italiana e la salvezza della fede cristiana. Ci è giunta anche la corrispondenza di Federico con il potente re di Spagna Ferdinando il Cattolico. Il duca di Urbino seguiva con interesse i successi politici e militari del sovrano, sui quali veniva da lui direttamente informato. I suoi rapporti andavano anche oltre i confini europei. Ricevette elogi persino dal mondo musulmano. Maometto II, principe dei turchi, lo definì il gran cristiano. Fu in contatto anche col potentissimo sultano di Persia, il cui ambasciatore venne ritratto da Giusto di Gand insieme a lui. Nonostante queste conoscenze illustri, Federico era molto legato alle terre in cui era nato e vi trascorse gran parte dei suoi giorni. Nella zona del Monte Feltro costruì residenze e diversi palazzi ducali, come quello di Mercatello sul Metauro, che presenta grandi fasciature in arenaria e ampie finestre edicolate. A Fossombrone, tra il 1463 e il 1464, cominciò a edificare un palazzo grande e magnifico, la Corte Alta, rimaneggiata tra il 1464 e il 1470. Iniziò la costruzione di un palazzo a Castel Durante, trasformando l'antica residenza dei Brancaleoni, mentre l'antico palazzo comunale di Cagli, donato a Federico, venne ridisegnato completamente nel fronte principale. A Gubbio, oltre a mattonare le strade e a restaurare la fontana San Giuliano, tra il 1476 e il 1480 fece edificare un palazzo ducale per ospitare i lunghi soggiorni della corte. Anche se di minori dimensioni rispetto a quello di Urbino, può considerarsi anch'esso un palazzo in forma di città. Nel giugno 1480, l'edificio di proprietà del comune di Gubbio venne donato a Federico.
Questo accorpamento è opera di Francesco Di Giorgio Martini, che verosimilmente restaurò il castello e si occupò anche della costruzione e della decorazione di architetture private, come il Palazzo Savelli della Porta, con particolare riguardo agli stipiti della porta principale lavorati con finissimo intaglio. All'interno dell'edificio del Palazzo della Guardia, gli spazi furono rimodellati in due saloni e in un appartamento privato. L'ala di sud-est, aggiunta da Martini, ospitava una piccola cappella, una scala a spirale e lo studiolo privato del duca, cui si accedeva mediante una stretta galleria. Lo studiolo, come quello di Urbino, era rivestito di tarsie lignee raffiguranti armadi con ante a grata semiaperte. Sugli scaffali erano posti libri, strumenti scientifici e musicali e altri oggetti. 12 sezioni consecutive su tutti e quattro i lati della stanza. Nello studiolo, il duca si ritirava dalla vita politica e militare per dedicarsi allo studio e alla contemplazione. La guerra era la principale occupazione di Federico. Aveva cominciato giovanissimo la carriera militare al comando di un esercito di montanari del Montefeltro, uomini rudi di grande valore che marciavano al grido di guerra «Feltro, Feltro!». Per le genti del Montefeltro, la guerra costituiva la principale fonte di guadagno. Oltre ai soldati, Federico doveva fornire bombarde, macchine, padiglioni da campo, cavalli. Federico era un capo molto amato dai suoi uomini, che riconoscevano in lui grandi doti di comando. Da giovane, il suo modello di condottiero era Scipione l'Africano. Si racconta che Gianfrancesco Gonzaga, signore di Mantova e primo maestro di Federico negli esercizi cavallereschi, disse al suo allievo: «Non voglio che tu sia Scipione, ma Alessandro. Come te, era figlio di un principe e principe anche lui». Nel 1437 era morto Bernardino Ubaldini della Carda, capitano delle milizie del conte di Guidantonio. Viste le eccezionali doti militari di Federico, nel maggio 1438 il padre decise di inviarlo a Milano al servizio di Filippo Maria Visconti. Lì il giovane apprese l'arte della guerra. Tra il 1438 e il 1440 combatté contro le milizie venete guidate da Gattamelata Danarni e contro Sigismondo Malatesta. Da quel momento Federico iniziò una folgorante carriera militare, conquistandosi in breve una solida reputazione di combattente e condottiero. Nonostante la giovanissima età, Federico era molto astuto e scaltro, come ebbe modo di dimostrare in diverse occasioni. A soli 19 anni, nel 1441, realizzò un'impresa ritenuta impossibile, che lo rese famoso in tutta Italia: la conquista della Rocca di San Leo, un tempo appartenuta alla sua famiglia, passata poi in mano ai Malatesta. La rocca appariva imprendibile, situata sulla cima di un monte roccioso, intorno al quale erano posizionate guardiole con molte sentinelle. Federico però non si perse d'animo. Con una ventina di uomini scalò la montagna con enorme difficoltà e nel costante pericolo di precipitare. Raggiunsero la sommità e attraverso una piccola guardiola non custodita entrarono in San Leo. Poi si nascosero, rimanendo in attesa. All'alba ci fu l'attacco. L'audacia del giovane Montefeltro gli valse la conquista della fortezza. Tre anni dopo, nel luglio 1444, in seguito all'assassinio del fratello Oddantonio, Federico diventò il nuovo signore di Urbino. Dimostrò subito di avere le doti del grande uomo di Stato, riuscendo in poco tempo a pacificare le discordie interne e a risolvere la pesante situazione economica lasciatagli dal fratello. Il denaro arrivava soprattutto dagli altri stati e anche dai prelievi forzati, frutto dei saccheggi da parte delle sue milizie.
Per festeggiare la presa di Milano da parte di Francesco Sforza, Federico organizzò a Urbino un grande torneo. Egli stesso si scontrò con uno dei migliori campioni del tempo, ma fu colpito e perse l'occhio destro. In guerra, il suo più grande avversario fu Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1463 ingaggiò una dura lotta contro di lui. Determinante fu la battaglia del fiume Cesano. Sigismondo, in grave difficoltà, fuggì a Fano, mentre il figlio Roberto a stento riuscì a entrare nella rocca di Mondolfo. Federico in pochi giorni conquistò diverse piccole fortezze malatestiane. Con l'esercito marciò su Mondavio e la bombardò con violenza per alcuni giorni, provocando danni ingenti e aperture nelle mura fino alla resa del 20 settembre. Si diffuse la notizia della conquista di Mondavio e le genti dei dintorni, impaurite, decisero di arrendersi a Federico. Il Montefeltro aveva fretta di concludere le sue imprese prima che sopraggiungesse l'inverno. Fano cadde alla fine del settembre 1463. Levato il campo, Federico marciò su Mondolfo. Il 5 ottobre capitolò anche Senigallia. Anni dopo, nel 1480, i Montefeltro risistemarono la rocca della città per una migliore difesa dalla parte del mare. Federico mise a disposizione i migliori architetti del tempo, tra i quali Gentile Veterani e Luciano Laurana. Il duca continuò la sua marcia inarrestabile, conquistò una località dopo l'altra. Il suo successo come condottiero era dovuto anche alla sua lealtà. Non ruppe mai contratti e accordi, come erano soliti fare altri condottieri del tempo. Questo senso di lealtà, unito alla sua abilità militare e a straordinarie capacità di governo, gli permisero di creare dal nulla lo Stato di Urbino. Nel 1469 Federico diede ancora una volta prova del suo valore a Mulazzano contro un nemico molto superiore di numero. Papa Paolo II, con l'aiuto di Venezia, voleva conquistare Rimini in mano a Roberto Malatesta, protetto da Ferdinando re di Napoli, da Galeazzo Maria Sforza di Milano e da Lorenzo il Magnifico di Firenze. Federico era contrario ai disegni espansionistici del Papa. Il Montefeltro era molto attento all'evolversi delle arti militari. L'introduzione della polvere da sparo e di nuove tecniche d'assedio spinse Federico a dotarsi di nuove soluzioni formali e ad aggiornare le modalità di edificazione delle fortificazioni. Per la progettazione ed esecuzione di molte opere si avvalse della collaborazione di Francesco Di Giorgio Martini, il mirabile architetto. Egli godeva della stima e dell'amicizia di Federico, che in una lettera lo chiama «mio dilettissimo architetto». Il Martini, grande ingegnere idraulico, ebbe così l'occasione di sperimentare e applicare nuove rivoluzionarie soluzioni di arte e tecnica militare apprese da Mariano di Jacopo, detto il Taccola. Introdusse diverse innovazioni, i protobastioni, gli angoli acuti dei puntoni carenati e dei ribellini verso l'esterno e le forme romboidali. Lo scopo era allargare al massimo il campo di azione delle bombarde sui vertici degli angoli acuti e allo stesso tempo avere pareti in grado di attenuare l'urto dei tiri nemici. Nel corso delle sue campagne militari, Federico ebbe modo di incontrare anche Lorenzo de' Medici. Nel 1472 fu accolto trionfalmente a Firenze, dove il Magnifico lo ringraziò e lo ricompensò per la sua fedeltà. A 50 anni, il Montefeltro era al culmine della fama e della fortuna. Desiderava tornare a Urbino dalla moglie e dal figlio Guidobaldo. Appena fuori Firenze, sulla via del ritorno, gli giunse la notizia che Battista era in fin di vita. Federico arrivò finalmente a Gubbio la mattina del 6 luglio, ma la moglie morì poco dopo. Dopo tanta amarezza, arrivarono i riconoscimenti. Nel 1474 ricevette dal re di Napoli l'ordine dell'Ermellino, mentre l'ordine della giarrettiera gli fu conferito da re Edoardo IV d'Inghilterra. Nel 1482 Federico dovette tornare sul campo di battaglia. I veneziani, guidati da Roberto da San Severino, avevano mosso contro Ferrara e Federico cercò di arrestarne l'avanzata. Durante gli scontri fece la sua comparsa un nemico più temibile di Venezia, la malaria. L'epidemia fece numerose vittime nell'esercito e colpì anche Federico. Il duca si rifiutò di abbandonare la guerra per mettersi in salvo. Sapeva che finché Ferrara avesse resistito, l'invasore sarebbe stato tenuto in scacco. Aggravatosi, ai primi di settembre ordinò di essere portato a Urbino, ma peggiorò lungo il tragitto e si fece riportare indietro a Ferrara.
lottò invano contro la morte, che lo colse il 10 settembre 1482. Dopo le esequie solenni, Federico venne tumulato a Urbino nella chiesa di San Bernardino, dove tuttora riposa.